In questo senso, d'altro lato, voglio dire che per me ha sido la obbligazione di riflettere sulla spazialità della città per fare un lavoro specifico che mi ha demandato 1000 posto letto di più per gli studenti di Cagliari. Mi ha obbligato a fare una riflessione sulla la spazialità di questo posto magnifico nell'universo, nel planeta mondo. Io infelicemente anche non conoscevo Cagliari, la Sardegna, e mi impressiono moltissimo perché qui si può vedere con una forza molto grande una maniera di pensare l'architettura come primordialmente interessata alla trasformazione della natura. In questo senso, la topografia, la geomorfologia, la difficoltà originaria delle installazioni umane, come sono affrontate, è il primo grande repositorio di tutta l'intelligenza e la sabedoria dell'architettura, la maniera di toccare la naturalezza per trasformarla in una forma più virtuosa che era antes. Per gli architetti, per l'architettura, la naturalezza non è una paesaggio, questa è la visione morfologica della naturalezza. Per noi, quando si dice naturalezza, si dice la fenomenologia della naturalezza, lo sfenomeno della naturalezza, sua geomorfologia, il vento e la trasformazione sempre che il planeta non è stabile, incluso comportamento di materiali, teorie della propagazione, la forza della gravità. Si può dire che chi ha costruito le cattedrali, per esempio, medievali, è la forza della gravità. È la comprensione che questa pietra che cade, se io taglio con la geometria adeguata, la impiglio di una maniera che si può fare. Desde la Stone Age, tre pietre, fini alle grandi cattedrali, questa monumentalità in quanto esibizione della conoscenza umana, della capacità di trasformazione.